Salve a tutti, sono Daniele Fresoni, uno studente frequentante del corso magistrale in arte. Quest'anno ho avuto la possibilità di partecipare a un progetto di catalogazione in collaborazione con i musei civici veronesi. Questo progetto mi ha permesso di entrare in contatto con una figura emblematica per la città di Verona, Ugo Zannoni, che conoscevo come artista, ma che non avevo ancora avuto la possibilità di conoscere come invece collezionista. Mi sono state assegnate cinque opere che io ho dovuto catalogare all'interno di Sigeweb, una piattaforma che unisce in sé gran parte del patrimonio artistico italiano, e l'ho dovuto appunto catalogare dal punto di vista tecnico e dal punto di vista stilistico-artistico. Fra le opere, quella che mi ha colpito maggiormente è il ritratto di Ugo Zannoni ad opera di Angelo Dalla Locabianca. Mi ha colpito perché? Perché spesso noi stiamo a guardare, stiamo ad analizzare gli elementi salienti dell'opera d'arte, senza magari addentrarci in quelli che possono essere i dettagli, che ci danno molte informazioni. E poi perché spesso analizziamo appunto i dati più importanti senza però soffermarci a capire il percorso storico dell'opera d'arte e come questa sia oggi presente in quel determinato museo. E quindi, oltre alla presenza della firma dello stesso autore, nella parte retrostante dell'opera vi è la presenza di un'iscrizione che ricorda come quest'opera nel 1905 è stata donata da Ugo Zannoni al museo. E quindi questo ci dà proprio un'idea chiara del perché oggi quest'opera si trova al museo. Altra opera molto interessante, questa volta vedendo il lato artista di Ugo Zannoni, è futuro artista appunto di Ugo Zannoni, e nella fascia circolare, nel basamento circolare sottostante, vi è l'iscrizione che dice come questa sia la 26esima riproduzione. Quindi ancora una volta ci dà l'idea di un percorso storico dell'opera, quindi come l'opera è andata a formarsi. Sono dati che spesso prima magari mettevo in secondo piano e a cui non davo risalto. Altre opere che mi sono state associate sono Trastullo appunto infantile dello stesso Ugo Zannoni, poi Ritratto di Ugo Zannoni ad opera di Vincenzo Aiez e Mattino di festa opera di Francesco Danieli.